E purtroppo un'altra sorpresa questa mattina. Ci siamo trovati a passare per il centro sociale di Pagani. Ricordo a me stesso che ci furono tante battaglie, discussioni in consiglio comunale per la nascita di questo centro, voluto dai sindacati, sia chiaro, voluto e sponsorizzato anche dall'amministrazione di circa 30 anni e più fa. E il tempo è passato, ma interventi su questa struttura non ce ne sono mai stati. E qualcuno chiaramente ha ritenuto di comunicare agli organi competenti una situazione che ormai era diventata forse pericolosa. E quindi ecco la visita dei Vigili del Fuoco. E i Vigili del Fuoco che cosa fanno? Chiaramente incominciano a perlustrare, a verificare, ad analizzare, a notare e alla fine chiudono il centro sociale, anzi la parte teatrale del centro sociale, un teatro che nessuno sa come sia nato, nessuno sa, era una sala riunione, una sala assemblea che nel corso degli anni è diventata teatro. Anche io ho presentato non so quanti spettacoli in questo ambiente. Meno male che hanno lasciato almeno una parte operativa, chissà se continuerà ad essere operativa, se non chiuderanno anche quest'altra ala. Insomma, io non voglio parlare di stato di abbandono. Se mi dicono solamente che gli estintori sono scarichi da oltre 10-12 anni, per che cosa devo aggiungere più? Non posso aggiungere null'altro. Significa che c'è mancanza di attenzione, sia chiaro, ma non solo di questa amministrazione, ma di tutte le amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni. Uno stato di abbandono che purtroppo ha portato alla chiusura di un centro dove tante giovani leve teatrali, tanti scrittori, tante manifestazioni sono state effettuate. Vuol dire che da oggi manifestazioni qui all'interno non se ne fanno più. A meno che l'amministrazione o chi per essa non trovi i fondi per attuare i lavori che ci sono da fare.